Juventus dalla Coppa Italia dopo aver vinto 1-0 in casa e pareggiato 1-1 oggi a Torino. I bianconeri, privi in partenza di 6 titolari, Scirea, Cabrini, Platini, Laudrup, Serena e Manfredonia, e con la testa già rivolta al derby, sono apparsi subito a disagio contro l'attenta squadra di Marchesi, che ha lasciato a riposo Dirceu. Dopo l'occasione iniziale di Briaschi, alla mezz'ora si infortunava anche Pioli, che usciva dal campo malconcio, accertata la frattura del quinto metatarso del piede destro, sostituito da Cabrini. Al 41esimo la Juventus in gol con un gran tiro di Bonini dopo il passaggio di Cabrini. Per Paradisi niente da fare. Neanche il tempo di riprendere le posizioni in campo all'inizio della ripresa, che il Como pareggiava dopo 40 secondi con questo clamoroso autogol di Brio nel tentativo di intervenire su Todesco. Gol decisivo per la qualificazione. Trapattoni tentava allora la carta Laudrup al posto di Bonini, ma senza risultati apprezzabili nonostante il forcing ben contenuto d'altronde dal Como. Al 25esimo, sul cross di Brio, colpo di testa di Mauro, palla che picchia sotto la traversa, poi in campo, al di qua della linea, non è gol. Tacconi, disoccupato e sconsolato. Due traverse colpite da Laudrup nel finale, ne vediamo una dopo una bella azione del danese. Infine gol annullato a Mauro al 45esimo per fallo su Fusi. Resta l'1-1.